Mi conviene reclutare Afrodi? Ditemelo nei commenti, perché sinceramente non lo so. È deboluccio. Di tiro è davvero basso di tiro. Ditemelo nei commenti. Wahekuj, ben ritrovati il vostro Andlink 91 in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Ghost Strikers 2013. Ed oggi un'altra nuova partita attende la squadra dei Tigers, ovvero contro la selezione mondiale. Sekai Senbatsu Kai. Attenzione, questa non solo è la selezione mondiale, ma è anche quella più forte. È più forte della normale selezione mondiale. Ad ogni modo, il team è questo qui. Ho messo ovviamente Beacons e Whitingale, non Torch e Gazelle. Sono proprio Beacons e Whitingale. E ho assegnato a Riccardo Demonix, che dovrebbe essere una tecnica con lo spirito guerriero, mi sembra, non l'armatura. Però, perché Demonix? A volte succede che l'emulatore mi legge male alcuni dei nomi. Mi cambia alcuni caratteri, però non so se è successo anche qui. Se è successo anche quella volta, tipo, era Harmonix, invece c'era scritto D al posto di A, H. Però, non so, vedremo oggi comunque sia. Se poi Harmonix, oh, è uguale, chi se ne frega. È comunque sia una tecnica con lo spirito guerriero e loro non possono contrastarla. Oh yeah, let's party! Ah, ok, mi piace come dribbla. Ah, ma c'è anche Giulio Acuto. C'è, oddio, c'è quello della... dello Zulan Team. Aspetta. No, lui. Volevi? Vediamo un po'. Oh, non è carico ancora. Hop. No, mi ha fregato male. Ero io? Ah, bene, allora. Stingi, ladro. No, non mi ha caricato. Proviamoci comunque, perché almeno tiro e tiro. Magari il portiere si imbambisce un attimo e faccio fa gol. È lui però. Lui è forte. Big Spider è forte. E la sua voce non mi è nuova. Non mi è nuova per niente. Vai, da qui. Perfetto. Non volevo avvicinarmi di più sempre per il problema che ci sono quelli in difesa che poi all'ultimo ti attivano la tecnica e ti fregano. Grande gol, e vai. Perfetto. Ottimo. Ok, Riccardo ora è carico. Però potrei provare con lui. Ma anche da distanza, sapete? Da qui, voglio vedere che fa. È Harmonix! Allora mi ha cambiato il carattere, mi ha cambiato. Porca miseria. Io leggevo Demonix, dico che cavolo è mostro Demonix. Era sbagliato il carattere. E infatti è quello, mi ha sbagliato il carattere. No. Già mi immaginavo chissà che poteva essere, invece niente, una tecnica normale, Harmonix. Vabbè, dai. Va bene. Va bene. Nessun problema, davvero. Ma era carico fino a poco fa. Mannaggia la morte. Bene. No, aspetta. Facciamo le cose fatte bene. Paura. Calma, stiamo calmi. Non mi piaci tu. Sei cattivo. Vabbè, se non la parava prima, la para ora. Ah, ma non hai amicidiale, fai? Kira Braido. Lama killer. Buono. Mi piace. Eccolo.
No, 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 no. Ah, ok, fake shot. Yeah! Così semplice. Non c'è nessuno, quindi difesa per favore. No, vabbè, aspetta. No, volevo attivare. Stavo con cosa, però dico, meglio evitare di attivare tecniche a caso. Eh sì, il cavolo. Attivato il burning. Buono! Ha superato bene. Che miseria. Avanti. E finitevi il burning, su. Eccolo, da qua. Vai. Evolution. Ancora Big Spider? Vabbè, però. No, vabbè, però dico, quante volte lo fa? Bello, eh. Ok. Sì, nel caso. Eccolo qua. Shippudashi. Oh, quanto è bella questa tecnica. Vabbè, lì gli ho regalata la palla. Volevo attivarla prima, ma mi si è attivata dopo che l'ho rubata. Per sbaglio poi l'ho rubata. Vabbè, non è che io posso. Però, insomma, dico, se dobbiamo proprio sprecare le mosse. Mio Dio, in corsa ti uccide nella vita vera quella cosa. Da qua, lo so che non va bene, però oramai è finita. Se avessi usato mannaia micidiale avrei fatto gol. Però vabbè, tanto è finito il primo tempo ormai, lasciamo andare così tanto. Buono, è finito. Praticamente la tecnica quindi è l'harmonix. Non che mi dispiaccia, però vediamo un po', possiamo fare un altro gol insieme a Riccardo allora. Non mi piace. X, pinguino X, ok. Mano suprema allora. No, a catena. Dai. Questa era forte, ragazzi. Era forte. Era davvero forte quel tiro. È come se Paladin Shoot avesse dato ulteriore potenza, perché era più vicino. Da quella distanza non mi avrebbe fatto gol l'Imperatore X, però con Paladino lì vicino. Sto cercando di guadagnare tempo, ecco. Perfetto. Calcolato in tempi perfettamente. Vabbè, anche gli do più potenza alla palla, non è che serve, però. Ah,
Bibo D è forte, deve solo un attimo risvegliarsi. Cioè, fare il risveglio e poi dopo si potenzia la parata. Mentre Sanguk più di tanto non poteva potenziarsi perché oramai stava al limite. Era arrivato e quindi... Sì. Più di tanto non poteva fare, quindi meglio prendere Peabody che ancora il potenziale di crescita ce l'ha. Porca zozza! E vabbè però, chi se lo ricordava che Eric c'aveva danza del fuoco? Non so che ci fa qui davanti Gabi, però va bene. Amico, stavi da solo. Riccardo, oramai l'avevi superato. Eri da solo, Eri. Era da solo. Qualcun altro? C'era anche l'altro là vicino, eh. Non so se l'avete visto, c'era anche un altro. Vogliamo fare un panino? Non lo so. Ui. Non mi fido, voglio andare con mano suprema. Parata, mano, quello che è. Yeah. Non mi fido di questi, non mi fido proprio. No, volevo passare, però... Ma proprio ero convinto di tenere premuto A. No. Ci provo. Oddio, sono lontani, eh. Sono piuttosto lontani. Beh, vorrei vedere. Però è scarico ora. Eccolo! Davanti la porta! Sì! Vai, potenziati al massimo! Yeah! Non ce la farei mai a pararla! Yeah! Potrebbero farmi un altro gol. Va bene anche da qui, anche para non mi interessa, però voglio tirare. Voglio tirare, faccio proprio voglia di calciare in porta. Vai, McQuind, ora! Dovrebbe funzionare. O meglio, non tutte le tecniche funzionano, però alcune sì. Vediamo se questa funziona, perché la potenza gliel'ho ridata. E invece no, non funziona. Strike Samba. C'è qualcuno in difesa che può... C'era. Meglio andare sul sicuro. Voglio stare tranquillo. Sono tutti quanti attaccanti formidabili quelli che sono qui. Centrocampisti e attaccanti formidabili. Quindi devo proprio stare tranquillo quando paro. Se fanno tiri da molto vicino, ecco, si intende. Inno di Atena, Ah no, aspetta. Era... Toccate fuga.
Presto Turn. Che nome. Ma che ci sta a fare lì davanti quello? Da qui? No, voglio provare a fare una cosa. Però è tardi, mi sa. Voglio provare a farla lo stesso, comunque. No. No, no, da qui no. Cioè, Excalibur proprio davanti alla porta, me la fai? Ah, sei paraculo forte. E invece no. C'è un motivo se lo faccio, non è che mi sono rimbambito. Ecco, mettiamo vento. Mettiamo vento in difesa. Così prendo un po' di punti e inizia ad allenarsi col risveglio. Solo per quello. Finita. Non ha fatto nulla, però intanto quei pochi punti li prende. Vediamo un po' andando in giù. No, questo lo salto proprio a pie pari, lo salto. Via proprio. Ecco qua. Vediamo un po', ok. Controllo. Beh, insomma, pensavo meglio. Cioè? Tre segreti per il corpo. Per il fisico. C'è una cesta d'oro lì. Wow. Ok. Cammi. Che mi dai? Inazuma Candy. Ok, due caramelle Inazuma per aumentare la barra del furore. Qui c'è il Inazuma Japan. Qui piccoli giganti. Voi. Ah, però stavolta sono deboli. Quindi potrei forse batterle. Allora credo che la prossima faremo... No, prendiamocela con comodo. Perché devo fare... le cose di fretta. Facciamo contro Inazuma Japan. E poi dopo contro la squadra delle ragazze. Allora sì che sarà divertente. Ora però devo andare a vedere una cosa. Dov'è Afrodi? Mi conviene reclutare Afrodi? Ditemelo nei commenti. Perché sinceramente non lo so. È deboluccio. Di tiro è davvero basso di tiro. Ditemelo nei commenti. Boh, non lo so, io a inizio video vi ho chiesto se era giusto, se era meglio reclutare Afrodi. Fatemelo sapere, intanto io non recluto assolutamente nulla, perché sennò spreco solo tempo ad allenare Afrodi alla fine. Il massimo che può salire, ho visto, è il tiro potenza B, quindi sta a D, con due risvegli va a B. Non mi conviene. Dato che comunque sia incontrerò giocatori molto più forti fra poco, quindi cambierò totalmente la squadra. Ad ogni modo, per questo video Cuj è davvero tutto. E come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. Inoltre, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!